Saluto tutti, buongiorno a tutti, sono Ettore Mautone, sono un giornalista e oggi per conto di Motore Sanità che organizza questo incontro Napoli in Campania sull'accesso regionale alle terapie innovative, proviamo a tracciare un punto su uno dei nodi irrisolti che riguarda la Campania come altre regioni italiane per garantire ai pazienti di usufruire di farmaci cosiddetti innovativi, ovvero farmaci che rispondono a dei requisiti che fanno riferimento ad alcuni parametri che poi diciamo, elencheremo e che consentono appunto di curare patologie in una maniera più efficace e, rispetto ad una serie anche di esiti e ricadute che hanno un impatto molto importante nell'ambito di classi di patologie che vanno dall'oncologia alle malattie rare e ad altre malattie ad alto impatto sociale, come può essere anche il diabete, o appunto altre patologie che ricadono su vaste fasce di popolazione e che però appunto hanno un problema, diciamo, di nodi da sciogliere che fanno riferimento ad un iter abbastanza complesso e poco conosciuto e che è opportuno, su cui è opportuno accendere i fari. In questi anni l'ente regolatore italiano che regola l'immissione dei nuovi farmaci in commercio, che sarebbe appunto l'AIFA, l'Agenzia Italiana del Farmaco, ha cercato di accelerare le procedure attraverso diverse attività, creando una commissione tecnico-scientifica e un sistema di valutazione dell'innovazione molto stringente, come dicevo, basata su tre principi, ovvero il bisogno terapeutico, il valore terapeutico aggiunto e la qualità delle diciamo, prove. Questa valutazione portava a definire come immediato l'accesso in ogni regione, bypassando i singoli prontuari regionali o territoriali e dando alle regioni il solo onere di stabilire quali centri sarebbero stati abilitati alla prescrizione della terapia innovativa. Quando si parla di innovazione, è tuttavia importante comprendere come molte delle terapie introdotte che non entrano nei parametri valutativi AIFA sopraelencati possono generare ricadute importanti. Pensiamo anche alle modalità di somministrazione, avere la possibilità di somministrare un farmaco sotto cute piuttosto che con un'infusione che richiede un ricovero breve può fare la differenza perché un paziente oncologico, diciamo, va valutato ad esempio in tutta la sua sfera, diciamo, emotiva, personale, di qualità di vita ed avere la possibilità di effettuare una somministrazione a domicilio, anche se questa somministrazione non viene classificata come innovativa, evidentemente ha un suo valore che, diciamo, il fatto di non classificare poi questo farmaco come innovativo ha evidentemente una limitazione all'accesso per questo paziente a questo tipo di innovazione. Che quindi, nonostante questo grande impegno delle autorità regolatorie internazionali e nazionali, ancora oggi la tempistica di accesso reale, che è quello che conta per il paziente, all'innovazione introdotta può richiedere molti mesi a causa di diversi ulteriori passaggi richiesti dalle burocrazie regionali, quindi dall'indicazione dei centri prescrittori, centri clinici che devono, diciamo, che sono abilitati a prescrivere le valutazioni, le indicazioni delle commissioni regionali, la comunicazione delle procedure di erogazione tra hub e SPOC, la comunicazione agli enti, tutte cose, insomma, che attengono ad una burocrazia, ad un iter che i pazienti spesso ben conoscono perché ricade tutto questo sulla loro pelle e diventa una sorta di corsa ad ostacoli per, diciamo, poi effettivamente fruire di questo farmaco. Al netto poi dei ritardi che ciascuna regione, chi più chi meno, mettono nell'arco di mesi e anche talvolta un anno, che è un tempo lungo per chi ha una patologia degenerativa, per poter usufruire appunto dell'innovazione. Quindi Motore Sanità intende analizzare questi flussi di accesso per le regioni, per raccogliere dati e anche per segnalare delle possibili soluzioni. Io non mi dilungo oltre, al tavolo con me abbiamo Enrico Rossi, già presidente della regione Toscana, una delle regioni che negli anni si sono configurate come virtuose, come benchmark rispetto anche alle regioni del sud che erano in piano di rientro, e Sonia Viale, che è già assessore alla sanità della regione Liguria, a cui io passo rispettivamente la parola.
per poi addentrarci appunto nelle relazioni dei vari discussanti. Sì, insomma, mi pare che si tratti di entrare nel merito. Il motore sanità si propone anche di arrivare alla fine di questo percorso che stiamo facendo regione per regione, stilare un documento da presentare agli stakeholder, le regioni innanzitutto, ma anche il Parlamento, le commissioni parlamentari. Quello che rileviamo alla fine è che tra il momento in cui sulla Gazzetta Ufficiale si assume la decisione dell'AIFA di rimborsare il farmaco innovativo, al momento in cui il paziente, il cittadino, usufruisce di questo diritto, intercorre un arco di tempo che a volte diciamo diventa troppo lungo, ecco. Non nella stessa misura in tutte le regioni. Vediamo che sono rimaste le vecchie procedure di approvazione del prontuario regionale, e quindi questo significa far passare del tempo. Spesso si riproducono valutazioni che sono le stesse che l'AIFA ha già fatto, e addirittura prima dell'AIFA anche l'EMA nel merito, insomma, delle caratteristiche del farmaco. Ci sembra che ci sia in qualche caso, diciamo la verità, una resistenza all'introduzione dell'innovazione perché è percepita piuttosto che come un miglioramento delle cure, come una minaccia alla stabilità dei conti. Da molte parti questa è un po' la situazione. E quindi da quel momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale all'effettiva somministrazione del farmaco in ospedale, comunque al letto del paziente anche a casa, intercorrono tempi davvero che sono lunghi, producendo una disparità, un'ineguaglianza nell'accesso dei cittadini ad un loro diritto. La disparità spesso è regionale, perché ci sono regioni che sono più avanti, alcune, ad esempio, la Lombardia immediatamente introduce il farmaco nella propria regione senza ulteriori procedure come invece fanno tante altre, e all'interno delle stesse regioni ci sono situazioni diverse tra gli hub e le spoche. Chi è vicino ad un grande centro molto spesso ha la possibilità di curarsi prima, chi invece non è vicino molto spesso rischia di restare un po' ai margini. Quindi insomma, tocchiamo alcuni dei punti fondamentali, no? Del Servizio Sanitario Nazionale, dei suoi principi di fondo, della sua universalità, dell'uguaglianza di accesso, del diritto alla cura. Anche perché in molti casi questi farmaci fanno davvero la differenza dal punto di vista della cura stessa. Ed è vero che sì, sono costosi, ma è anche vero che se mettiamo nel conto una considerazione che non è solo puntuale, annuale, ma una considerazione più lunga, forse i costi non sono nemmeno così elevati come apparentemente risulta. Spesso l'introduzione di un farmaco poi chiama in causa anche una revisione dell'organizzazione. E qui si entra in un altro tema che è particolarmente complicato, perché insomma, sappiamo tutti che ha avuto esperienze di governo della sanità. E cambiare le organizzazioni significa toccare le gerarchie di potere, i centri consolidati, non è cosa semplice. Ecco, di tutto questo noi vorremmo discutere con voi, come è stato ben detto anche dal dottor Mautone, e poi alla fine di questa giornata raccogliere alcuni elementi da poter inserire in questo documento generale, in questo dossier che stiamo preparando. C'è un'ultima considerazione che questa volta, diciamo, lo Stato italiano, il Parlamento, avrebbe fatto il suo dovere, almeno su questi farmaci. Intanto bisogna pur riconoscere, io che sono sempre stato dalla parte delle regioni, e quindi, diciamo, come si direbbe in Liguria, metto nel conto anche la lamentazione, insomma, ecco, Mugugno. il mugugno, ecco, rivendico il diritto al mugugno verso il governo, e verso il Parlamento, che le regioni esercitano. Questa volta bisogna dire che sono
finanziata adeguatamente per la sua. Io mi congedo con voi, vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima. Thank you.